purtroppo c'è già una classe al liceo che è in DAD e già mi sembra circa una novantina di classi sono già in DAD a Milano, quindi è un po' un problema per noi. C'è un po' di paura per il ritorno della DAD. A Milano le classi in DAD sono praticamente triplicate in appena una settimana. Temete che si torni un po' allo scenario dell'anno scorso? Personalmente, diciamo, un po' di timore c'è. Purtroppo abbiamo una classe che è in quarantena da qualche giorno e abbiamo solitamente circa un caso al giorno di ragazzi che hanno sintomi simili al Covid, vengono prelevati dai genitori e rientrano il giorno dopo col tampone. I genitori sono rimasti molto male da questa situazione di dover stare a casa ancora una volta. Il decreto è questo, lo dice la sanità e a questo dobbiamo attenerci. Stiamo combattendo tutti una pandemia. Per la data in quest'anno sono stato molto a rischio, spero di non tornarci, basta. Io spero di non ritornarci in DAD perché è brutto vedersi dietro ad uno schermo e non comunque socializzare tutti insieme. Già il primo giorno di scuola abbiamo avuto il caso di uno studente positivo che ovviamente ci ha portato a mettere in quarantena una classe intera. Dal nostro punto di vista sarebbe opportuno che tutti gli studenti fossero vaccinati, anche perché con tutta la buona volontà e con tutto il rispetto del regolamento anti-Covid, nei momenti di scuola meno strutturati come l'intervallo, comunque è molto facile che si creino degli assembramenti. Io temo che poi con l'andare avanti della stagione autunnale si possano moltiplicare, come è accaduto l'anno scorso, i casi, e quindi ricadere un po' in casi di parecchie classi in DAD. A casa, lì da solo, dietro uno schermo, ti senti proprio abbandonato a te stesso, ecco. Meno attenzione, meno voglia, si perdono obiettivi, si perdono traguardi. Abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto, abbiamo fatto i vaccini, abbiamo fatto distanziamento sociale. E lo spettro della DAD c'è sempre, però noi ci stiamo impegnando per evitarla, ecco. Poi si fa quel che si può, ecco.